The Show. Buongiorno. Buongiorno. E tu, sai come va a finire questa scena? Se hai indovinato, ma anche no, preparati a giocare a E Poi. Benvenuti ad E Poi, il primo quiz con le candy dal posto delle domande. Oggi giocano con noi Maria Chiara. Devo dire, sono laureata in interpretariato e comunicazione, ho 22 anni, vengo da Pescara ma vivo qui a Milano. Ok, da che università arrivi? Dalla IULM. Dalla IULM. Dall'altro lato invece chi abbiamo? Nicole, 22 anni, Bocconi. Ah, ecco, così ci teniamo subito a specificare. Esatto. College Clash, IULM contro Bocconi. Da quanto tempo seguite The Show? Io dal 2014, dal video Carry tra la gente. Anch'io! E allora direi che siamo pronti per la prima manche. Dovrei comprare questa bambola gonfiabile perché la mia praticamente è morta. Si bucava. Debattuta. Siamo in un sexy shop. E poi come reagisce la vittima? A. Si arrabbia e caccia via Alessandro. B. In maniera molto professionale porta Alessandro nel reparto bambole gonfiabili. C. Ride e chiede un appuntamento ad Alessandro. Ah, tra l'altro hanno premuto con la stessa foga. Maria Chiara per una frazione di secondo si è prenotata per prima. Allora, hai la risposta? La B. Verifichiamo. E battuta! Lo sto amando. Senti, sei single? Senti, sei single, no. Quindi ovviamente la risposta è sbagliata perché l'opzione giusta era la C. Nicole, tu questa la sapevi? Anch'io avrei risposto come lei, B. Però non è ancora detta l'ultima, anche perché abbiamo appena cominciato ed è arrivato il momento della seconda manche. Praticamente ho iniziato a fare box da poco, sì. E devo prendere dei guanti miei. Preferisci qualche guantone? Ti spiego, mio padre faceva box, sì. Però chiaramente erano proprio prodotti differenti. Me ne ha dato uno, se te lo faccio vedere magari se c'è un'altra qualcosa, sì, di simile. Simile alla misura. Ah, i prodotti belli, quelli di una volta, resistenti, fatti ad opera d'arte e per durare nel tempo. E poi, a cosa si riferisce realmente Alessio in questa scena? A. Un pollo da spiedo indossato come un guantone da box. B. Un cestino da picnic indossato come un guantone da box. C. Un centrotavola in pizzo della nonna indossato come guantone. A. Un pollo? Un pollo! Sei sicura? Sì. Verifichiamo? Ovviamente questo qua era in pelle. Era un guantone in pelle che si usava negli anni 70-80, quando mio padre combatteva, appunto. Brava Nicole, hai guadagnato 10 punti e sali così a 15 punti. E ti vedo gioire, festante. Invece Maria Chiara, che succede? Stai cadendo in un abisso incredibile. No, la ci rifacciamo. Allora ragazzi, è arrivato il momento della terza manche. La terza manche è quella più difficile, ma al tempo stesso è anche quello che vi dà più punti. Un urlo di battaglia? Sì. Un po' smorzato. Vedi, lo IULM invece cosa fa? Cosa propone? Devo urlare. Dai, vai. Non mi esce. No, non viene. Non ce la facciamo. Sulla fiducia però possiamo dirgli che Maria Chiara c'è. Esatto. Ed è determinata a vincere la terza manche. Giorno, un caffè? Sì. Salve, mi dai una birra per cortesia? Certo. Sono... Salve, Minuccia. Grandissima, metto pure sul conto di Pinuccia, grazie. Ah, va bene. Vieni qua, vieni. Grazie. Qua un momento, io non ti conosco. Salutami tuo figlio. Facile prevedere come prosegue la scena, ma quello che vi chiediamo è di ricordare e poi quanto costa la birra. Ma il mio lo scusate. Senza opzioni. 5 euro. Ma sei sicura? Sì. Ma sei fortissima. Prima di verificare, voglio chiedere a Nicole se avrebbe risposto la stessa cosa. 4 euro. 4 contro 5. Bocconi contro IULM. Verifichiamo. Senti, vieni qua. Guarda che io non lo conosco, eh. Signora, sono 5 euro la birra, eh. Appunto, vai dietro. Io non lo conosco, t'ho detto. Ma lei l'ha salutata, l'ha chiamata anche per nome, ha detto saluti suo figlio. Mi spiace, io devo farle pagare 5 euro.
Scusa. Vi siete messi d'accordo una truffa magari per non pagare la birra? Ma senti, ma scusa, ma che cazzo stai dicendo? Incredibile sorpasso di Maria Chiara, che passa così a 20 e supera i 15 punti guadagnati da Nicole. 5 euro è il prezzo medio della birra, dai. Brava, brava Maria Chiara, che vinci questa puntata, diventi campionessa di puntata. E vai. E Nicole, ci dispiace, hai rappresentato però bene l'ambiente bocconiano, che vogliamo salutare. Adesso vogliamo salutare il rettore, come si chiama il rettore? Il magnifico rettore. Il magnifico rettore di cui mi sfugge il nome. Salutiamo invece il magnifico rettore dello Yulm. Anche. E quello di Sky, come si chiama? Quello di Sky. C-A-N-O. Ah, Canosa. Canova. Canosa è in Puglia. Non andiamo oltre su questo argomento universitario, direi. Concentriamoci invece sulla gara, perché adesso Nicole ci saluta. Ma Maria Chiara, tocca a te. È arrivato il momento delle prima. Allora Maria Chiara, parlerò un po' come il tuo rettore Canova. Parlerò così, okay, con questa voce un po' flautata, ma al tempo stesso pesante. E allora davanti a te c'è una cuffia, ti chiederò di indossarla. In questa fase del quiz dovrai contare soltanto sulla tua capacità di discernimento. Sei pronta? Sì. E allora questa è la scena delle prima di oggi. Non sono pazzo, tranquillo, era una candid camera. Ok, sta facendo finta di avergli fatto una candid, non è vero che gliel'ha fatta. Quindi tu mi stai dicendo che prima di questa scena non c'è nulla. Secondo me questa ragazza ha passato più tempo a guardare i video di The Show che a studiare, il che non depone molto a favore dello Yulm. Ma voglio dire, non vogliamo farci dei nemici potenti. E allora io direi di verificare. Era uno scherzo, ok? Ti stavamo filmando da là, vedi? Uno scherzo, spero tu non ci sia rimasto male. Siamo andati a The Show. Ciao. Ciao. Ti stiamo disturbando? No, ho fatto una candida al signore. Okay, scusa. I miei fan, sai, i fan sono fatti così. Semplicemente lei si è trovato coinvolto in quello che è il gioco degli scherzi. Quindi è stato un piccolo scherzo a suo carico. Adesso io le sto spiegando. Lei va bene far parte del video? Sì? Le è piaciuto lo scherzo che le ho fatto? Sì. Qual è la parte che le è piaciuta di più, diciamo? Ma io non ho capito bene. Lo scherzo che l'ho fatto prima. Quello scherzo che io sono arrivato qui, sono passato. passare dietro gli sconosciuti. Sono passato dietro di lei, lei ha avuto una reazione anche abbastanza interessante, la mettiamo nel video. Va bene? No. Mi fa solo un saluto in camera là. Ciao amici di Striscia! Ciao, amici. Sei su Candy Camera! Grazie mille, simpatico. La risposta è esatta. Brava, bravissima Maria Chiara, che così conquisti la puntata di oggi e ti laurei anche super campionessa. Sì. Del nostro. E poi, a chi dedichi questa vittoria? Alla Yulm, ovviamente. Un e prima indovinato così in pochissimi secondi. Ce l'ho fatta, hai visto alla fine? Hai studiato. Adesso però è arrivato un momento agrodolce, perché come ben sai il peperone con la panna. Solo per i The Show posso farlo, dai. Facci vedere, non si stappa. Vado. No, ok, ce la faccio. Com'è? Buonissimo. Vai a assaggiare un po'. Buonissimo. Arrosticino abruzzese con peperone con la panna. E birra da 5 euro. Facciamo un bel applauso a Maria Chiara, ma anche a Nicole. Brava, è che l'applauso lo fa solo Nicole. Tutti, ho detto facciamo un bel applauso, siamo in tre in questa stanza, non lo so. C'è un premio di consolazione per Nicole, il gioco in scatola di E poi, eccolo qua. È sotto sopra, tipo. Ah. Ok, con chi ci giocherai? Con i miei amici da Bocconi. Invece il premio per la campionessa, la maglietta di The Show che Mano non riesce a consegnare. Mi sa che questa birra a 5 euro è stata distribuita un po' dappertutto qui. Grazie Mano, grazie. Quando la indosserai questa? Per andare in Yulm, dai. Ok, sì, qua? Lì, più o meno qua. Lì. Però all'inizio io ho lanciato una candid, ve la ricordate? Sì. E vi ricordate anche come va a finire? Ovvio.
tutti. E rieccoci qui alla Candid dell'inizio. Scrivi la tua risposta nei commenti. A, B o C? Se è quella giusta, il prossimo player di E Poi potresti essere tu. Lasciate 100.000 like per un nuovo episodio di E Poi. E poi, per partecipare basta inviare una mail a questo indirizzo, è semplicissimo. Solo i veri iscritti, ragazzi, partecipano, e solo i migliori vincono. Cioè, è molto difficile. Però vince, potete giocare. Assolutamente, nei commenti, proprio mentre Valerio vi fa le domande, voi rispondete. Anche a casa, se vincete, potete mangiare il peperone con la panna. Non so, vabbè, buono, tra l'altro, assaggiatelo. Ciao, iscrivetevi al canale. Basta che non ho la faccia di bianco, per favore. Basta che non ho la faccia di bianco.